Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questa edizione del telegiornale di Politica. Partiamo con la prima notizia, soccorso rosso dei sindacati per Bonaccini, vogliamo una regione antifascista. È il momento di dire basta, scrive il sindacato dei metalmeccanici, a chi individua nello straniero il responsabile di ogni male del paese. Vogliamo un'Emilia-Romagna antifascista. Passiamo ad un'altra notizia, gli insulti a Mihajlovic, malato mentale, meriti la morte, gli hanno detto. Vergognosi attacchi all'allenatore del Bologna dopo l'endorsement alla Lega, ha alcuni danni cerebrali irreversibili, speriamo che muoia, gli dicono. Una vergognosa è una vergogna assoluta, commenti deplorevoli ai danni di Sinisa Mihajlovic, colpevole di aver espresso parole positive nei confronti della Lega. Passiamo ad un'altra notizia, Bologna, distrutta la macchina della donna che ha denunciato lo spaccio. Offesa e minacce la signora che ha perso il figlio per droga. Lei fa schifo, spero vi lascino in mutande, ti butterai in un secchio di M. Quindi chi denuncia spaccio di droga rischia non solo di avere serie ripercussioni, ma di essere vittima di gravi offese e minacce. È successo ad Anna Rita Biagini, la signora che ha indicato a Matteo Salvini quale citofono suonare in via dell'Edda, nel cuore del quartiere popolare del Pilastro a Bologna, per chiedere al presunto pusher tunisino se spacciasse. Questa mattina i familiari della donna hanno scoperto che la sua vettura è stata oggetto di un atto violento, parabrezza danneggiato e vetri laterali della macchina in frantumi. Perciò è stato subito presentata una denuncia ai carabinieri della stazione di Bologna Mazzini, che hanno tempestivamente provveduto ad avviare le indagini per danneggiamento aggravato al momento contro ignoti. Si tenterà dunque di risalire al colpevole o ai vandali. Passiamo ad un'altra notizia, Salvini archivia Di Maio e i 5 Stelle, è tracollo, il governo è finito. Salvini adesso vede le urne e il voto di domenica, dopo le dimissioni di Di Maio potrebbe essere il colpo di grazia sui giallorossi. Quindi Matteo Salvini archivia in modo chiaro l'esecutivo giallorosso dopo l'annuncio di Luigi Di Maio, che ha deciso di lasciare la carica di capo politico del movimento. Passiamo ad un'altra notizia, Berlusconi smonta Di Maio, si è dimesso per paura di perdere. Il Cavaliere commenta il passo indietro del ministro degli esteri, è indifferente, i grillini hanno comunque fallito per la loro incapacità di governo. A pochi minuti dalle dimissioni ufficiali da parte di Luigi Di Maio, come capo politico grillino, Silvio Berlusconi esce allo scoperto e attacca duramente l'intero Movimento 5 Stelle. Credo che sia una cosa che dal punto di vista generale cambi poco, perché i 5 Stelle hanno fallito per la loro incapacità di governo, dice Berlusconi. Intanto, passando a un'altra notizia, proprio Luigi Di Maio si dimette da capo politico del Movimento 5 Stelle. Lo dice proprio alle 5 di ieri pomeriggio in un'assemblea dei ministri e viceministri proprio del Movimento Grillino. Adesso ci sarà probabilmente Vito Crini che prenderà le redini del Movimento per 2 mesi fino agli Stati Generali che saranno il 15 di marzo, dove si vede in pole position sia Patuanelli sia Di Battista, ma alla fine sarà solo Beppe Grillo a decidere chi sarà il successore di Di Maio. Di Maio comunque si ipotizza voglia fare una scissione assieme a Paragone. Assieme a Di Battista per portare il movimento lontano dall'abbraccio mortale con il PD, a cui Grillo vuole far stringere sempre di più il suo Movimento 5 Stelle. Passiamo a un'altra notizia, quei furbetti del reddito 5 Stelle che rivendevano i fiori rubati da tombe e loculi. Si tratta di alcuni pregiudicati del quartiere Librino di Catania. Rubavano i fiori depositati nelle tombe e li rivendevano in negozi abusivi tra ambienti poco salubri e dipendenti in nero, tutti indagati. Passiamo a un'altra notizia, Di Maio lascia ma attacca, i peggiori nemici sono all'interno. Quindi il ministro Luigi Di Maio si dimette da capo politico 5 Stelle. Ho portato a termine il mio compito, è giunto il momento di rifondarsi. Questa splendida creatura ora sarà rifondata. Oggi si chiude un'era, l'ho dichiarato Luigi Di Maio, annunciando le sue dimissioni da leader politico del movimento. Ho portato a termine il mio compito.
Passiamo a un'altra notizia, Vittorio Sgarbi contro Volo, che ha strigliato Salvini, andrà anche dai camorristi e dall'Andrangheta. Vittorio Sgarbi striglia Fabio Volo, che si è scagliato contro Matteo Salvini, che ha citofonato a casa di una famiglia chiedendo loro se spacciavano. Ne è sorta una grande polemica. Quindi si è acceso lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Fabio Volo, dopo le parole pronunciate dallo scrittore in merito al gesto di Matteo Salvini. Passiamo ad un'altra notizia, Gasparri contro Conte, prove delle sue bugie sul caso Gregoretti. L'azzurro, c'è la mail, il premier sapeva, Salvini insiste, ci vediamo in tribunale. All'indomani del voto con cui la giunta per l'immunità del Senato ha dato il via libera al processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti, con i voti favorevoli della Lega e di nuovo scontro tra l'ex ministro dell'Interno e il premier Conte. Passiamo ad un'altra notizia, Salvini è imbarazzante, l'ambasciatore difende presunto pusher tunisino. Moez Sinoui ha scritto una lettera alla Presidente del Senato, quella di Salvini è stata una deplorevole provocazione senza alcun rispetto del domicilio privato. La citofonata di Matteo Salvini al presunto pusher in via Delebba, nel cuore del quartiere popolare del Pilastro a Bologna, ha scatenato l'ira da parte degli avversari politici. Ma non solo, si è mosso anche l'ambasciatore della Tunisia a Roma, che stando a quanto appreso e riferito da Agenzia Nova, avrebbe scritto una lettera alla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per esprimere la propria costernazione per l'imbarazzante condotta da parte del leader della Lega. Moez Sinoui ha definita una deplorevole provocazione senza alcun rispetto del domicilio privato, compiuta in un pubblico rappresentante dell'Italia, da considerarsi un paese che può vantare un'amicizia di lunga data con la Tunisia. Il diplomatico sostiene che nell'episodio è stata illegittimamente diffamata una famiglia tunisina. A suo giudizio si sarebbe trattata di una condotta che avrebbe stigmatizzato l'intera comunità tunisina in Italia. Passiamo ad un'altra notizia, i pensionati fuggono all'estero, record di assegni tra Cipro e Portogallo. Non si è mai troppo vecchi per emigrare all'estero, nel 2019 circa 400.000 pensioni sono state versate oltre confine, pari a circa 1 miliardo di euro. Chi l'ha detto che gli unici a lasciare il bel paese sono giovani, spesso laureati in cerca di fortuna? Non si è mai troppo vecchi per fare una fuga all'estero. Che siano ragazzi o persone anziane conta poco, e quanto accade in Italia, paese in cui le cose non vanno troppo bene, un territorio in cui vivere o trascorrere l'ultima stagione di una vita sembra essere sempre più difficile, e così ci ritroviamo un popolo che non riesce a trattenere l'irrefrenabile esigenza di lasciarsi tutto alle spalle ed emigrare. Notizia, ancora odio da sinistra, dito medio e soliti insulti, Salvini sei una M. Un detrattore del leader leghista ne interrompe il comizio elettorale per insultarlo pesantemente. Gli ha detto di tutto, che non si può ripetere, sempre diverse coniugazioni della parola che comincia con M, quindi lo indica con l'indice e poi gli agita contro il dito medio. Ecco qua l'ennesimo detrattore di Salvini palesarsi a un comizio elettorale della Lega per insultare, e per insultare pesantemente il segretario del Carroccio. Questa volta siamo a Porretta, in provincia di Bologna, dove il capo politico del primo partito italiano stava tentando e tenendo un intervento in piazza a sostegno della corsa di Lucia Borgonzoni, che domenica 26 se la vedrà contro il governatore Dem dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Passiamo ad un'altra notizia, Fabio Volo attacca Salvini, vai a citofonare ai camorristi se hai le palle. Quindi Fabio Volo critica ferocemente il gesto di Salvini, che ha citofonato alla porta di un tunisino accusato di spaccio dalla portinaia, e provoca il leader della Lega. Quindi il gesto compiuto da Matteo Salvini a Bologna, dove ha citofonato presso l'abitazione di un privato accusato di spaccio di droga, ha scatenato la furia di Fabio Volo, che durante la trasmissione radiofonica Il Volo del Mattino ha commentato appunto l'accaduto. Vai a suonare i camorristi se hai le palle, e poi gli ha detto anche str. E non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà, str. Sei solo uno str, senza palle. Fallo con i forti, lo splendido, non con i deboli. Vedremo poi come si evolverà questa situazione, perché ci sono delle indagini della polizia.
Passiamo ad un'altra notizia. Pizzarotti, il 2020 potrebbe essere l'anno della fine dei 5 Stelle. Il sindaco di Parma sottolinea che dopo il voto in Emilia-Romagna i pentastellati rischiano di scomparire dalla scena politica e dice a livello nazionale, se tutto è iniziato nel 2009, il 2020 potrebbe essere l'anno della fine politica dei 5 Stelle. La previsione del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, primo sindaco grillino nella storia italiana e primo a essere sospeso dal movimento. Già a novembre dello scorso anno il leader di Italia in Comune si era espresso in modo severo verso il partito fondato da Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. Passiamo a un'altra notizia. Salvini lo accusa, ma il presunto pusher nega tutto. In occasione di un blitz al Pilastro, quartiere della periferia di Bologna, il segretario leghista ha citofonato una famiglia tunisina chiedendo se fossero pusher. Ora il 17enne risponde alle accuse e dice: «Io non spaccio e faccio queste cose. Mio padre lavora e a me non manca niente. Sono minorenne, vado a scuola, faccio la vita normale di tutti gli altri studenti». Passiamo all'ultima notizia, sorpresa, si parla di clima d'odio, eccetera, eccetera, ma calano i reati legati al razzismo e xenofobia. I dati forniti da polizia e carabinieri, in diminuzione anche gli attacchi ai luoghi di culto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.